Serata agitata quella dello scorso 25 novembre a Pescara e che ha indotto il questore Luigi Liguori a emettere quattro daspo willy, divieti di accesso alle aree urbane della Movida Pescarese, due della durata di 12 mesi e altri due di 6 mesi. A innescare i fatti l'aggressione nei confronti della ex all'interno di una discoteca della città da parte di un 25enne albanese con precedenti per rapina. Il giovane poi è stato a sua volta aggredito e quando è uscito dal locale alla vista degli agenti della Volante ha sputato verso di loro proferendo minacce e frasi offensive. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni e vilipendio e per lui Daspo Willy di un anno. Nel frattempo, mentre gli agenti erano nel locale, con la macchina chiusa e lasciata incustodita all'esterno, sono entrati in azione altri tre giovani. Un diciannovenne di origini cubane, anche egli con precedenti per furto, ha tentato vanamente di aprire la vettura e poi si è scagliato contro il mezzo, strappando via il tergicristallo. Il tutto mentre gli altri due, Pescaresi di 18 e 21 anni, il primo filmava la scena col telefonino, il secondo rompeva il tergicristallo, per il primo dei tre, daspo di un anno, per gli altri due, daspo di sei mesi e devono tutti rispondere di vilipendio alle istituzioni e alla Repubblica e danneggiamento aggravato in concorso. Il Questore Liguori stigmatizza la facilità con cui molti giovani che hanno alle spalle situazioni familiari complesse producono comportamenti irriguardosi verso le istituzioni. C'è questo denominatore comune sia nei ragazzi diciamo, extracomunitari e sia nei, nostri, nei ragazzi locali che ci sono delle situazioni personali e particolarmente problematiche sotto il profilo familiare, ci sono anche a volte dei precedenti di polizia, ci sono delle mancate... E capacità di gestione di situazioni personali. La situazione è abbastanza complessa, ma saremo vigili e attivi affinché vengano rispettate le istituzioni e la Polizia di Stato e la macchina della Polizia di Stato, in questo caso rappresenta il simbolo di una delle istituzioni più amate dagli italiani. Un monito anche ai gestori dei locali. I titolari di esercizi pubblici hanno, hanno ovviamente hanno il dovere di collaborare con le forze di polizia e di adottare tutte le misure di safety e di security richieste dalla normativa e in particolar modo mi aspetto che quando avvengano qualsiasi tipo di turbativo o disordine all'interno o nei pressi dei locali che siano i primi a chiamare le forze di polizia.